da dire. La signorina Aurora Burke. Piacere. Sono proprio l'ultima della compagnia. Beh, tu ci sei in fondo. Accomodatevi, signor Todd. Grazie. Scusate, Aurora. Scusate, prego. Avete un bel nome, Aurora. Trovate. Quasi tutti me l'hanno detto, sapete? Sì, anzi qualcuno mi ha detto, vorrei che foste l'aurora della mia vita. Carino, no? E un altro. Aurora, voi siete figlia della notte, ma era un mascalzone. Sì, anch'io preferisco il primo. Davvero? Mm-hmm. Ma non parliamo di me, ditemi piuttosto qualche cosa di voi, di New York. L'ho immaginato tante volte, sapete? È meglio che seguitate a immaginarlo. Ecco, chiudete gli occhi. Ascoltate questa musica. È New York. E non cercate altro. Grazie. Prego. Quello che mi avete detto è stato molto gentile. Gentile? Sincero. Oh, finalmente. Ma io... So quello che mi volete dire, ma vi aspettavo. Vi prego, di là. Non temete, non mi sentono. Ma... Ascoltatemi. Io sapevo che sareste venuta, perché vi aspettavo con troppa certezza. Ma lasciatemi. Ascoltatemi, invece. Non è alla signorina Vargas che io parlo. È a quell'altra creatura che è nascosta in lei. A quell'altra donna che io indovino, che io ho scoperto e che si chiama semplicemente Anna. Tacete. Non abbiate paura. Di chi avete paura? Non è di voi che ho paura. È di me stessa. E non dovete. Perché vivete soffocando voi stessa per lasciar vivere una strana signorina Vargas? Ricordate cosa vi ho detto ieri sera? Tacete, vi prego. Tacete. Tacete. Ascoltate quello che c'è scritto in questo libro. Il desiderio d'amore non è amore, ma la paura d'amore è già amore.